Ragazzi, video breve oggi perché dobbiamo parlare di glutei, di culi, quindi di culti. Di culti, presupposto piacciono a tutti, quindi già una cosa l'abbiamo detta. Parliamo nello specifico di come allenare i glutei. Non voglio vedere allenamenti tutti squizza e fuggi, quindi non solo cavi, cavini, cavetti, prendiamo questi cavigliere. Tutte le cavigliere del mondo, serie da 60 milioni di ripetizioni, tutte di squeeze che non servono a nulla. Cavigliere sono buone da utilizzare verso la fine del workout al massimo, se proprio vogliamo fare un lavoro di fino. Esercizi migliori per i glutei sicuramente sono stacchi di qualsiasi tipo. Squat. Quindi qualsiasi... Taglia. Ah! Quindi qualsiasi tipo di accosciata e affondi. E affondi soprattutto delle belle presse con i piedi in alto, con i piedini in alto, che abbiamo i nostri piedini deboli belli in altino lì. E mi piace anche alternare la gamba, sì, la sento quindi molto di più, lo controllo di più. Quindi anche la leg press, ad esempio, con i piedi in alto, a gamba singola, per non caricare troppo la schiena ma sentirla bene nella zona interessata, è un buon consiglio. Poi dicevamo affondi di qualsiasi tipo. Secondo me i migliori, ma nessuno li vuole fare, sono i bulgari col busto un po' in avanti, ma sono troppo difficili da fare. Io invece lì sento tanto il quadricipite. Perché sei scarsa di quadricipite? Ma non è vero. Sì, sì. Cioè, quelli che faccio adesso li sento molto di più sul... Ok, lei adesso sta facendo degli affondi, quasi uno split squat sempre, con il piede leggermente rialzato. Leggermente rialzato. Al multipower. Al multipower. Diventata brava, eh? Eh? Ok. Quindi affondi rialzati, ovviamente la gamba, quindi il gluteo che deve lavorare deve essere quello rialzato, l'altra gamba che lasciamo stare non si deve quasi sentire, serve solo come appoggio finale e iniziale per insomma rimanere in equilibrio, però lavora tutto la gamba che ci serve. Mi piacevano anche quelli che mi hai dato un po' di tempo fa, una o due schede fa, non mi ricordo, forse era tipo febbraio, al capo, però non con le cavigliere, cioè gamba che lavora su step o su rialzo, più è alto più mi piaceva, perché streccia di più, allunga di più, e niente, fai l'affondo con il peso del capo, cioè con la mano, come si chiama? Con la manina, la presa lì, handle, e lì lavorava tanto il mio gluteo. E l'altra gamba che non lavora, non la sento praticamente. Non e la sentivi meno i quadricipiti? E sentivo molto meno i quadricipiti. Ok, quindi ragazzi, è tipo uno step up col focus in allungamento, scendendo con calma, utilizzando una maniglia da un cavo. Perché quando lo dico io sembra una cagata? Tu hai solo sofferto l'esercizio, io l'ho imparato bene. Io sinceramente l'ho fatto poche volte nella mia vita quell'esercizio lì, perché ho già dei glutei marmorei quasi, cioè, incredibili, quindi non mi serve. Però a chi serve, diciamo che ho investito nell'amorosa per cercare di avere risultati migliori, lo faccio fare. Quello è un bel esercizio, però attenzione ad avere il cavo abbastanza basso, perché se no è un po' un casino. Se avete il cavo molto in alto rispetto alla norma, che in alcune palestre l'ho visto, rischiate di appoggiarvi troppo in allungamento. Potete utilizzare le fascette. A lei ho fatto utilizzare anche le fascette per non perdere la presa. Quindi quando allenate glutei, gambe, eccetera, consiglio sempre le fascette, perché se non utilizzate le fascette vuol dire che siete scarsi di gambe. Punto. Quindi se il bilanciere o qualsiasi altra cosa non vi scappa dalle mani perché è troppo pesante, vuol dire che siete ancora scarsi di gambe. O avete una presa da braccio ferrista. Questa è tutta la gente che c'è? Sì, oggi è così. No. No. Andare nella tua? Ormai. Comunque ragazzi, i consigli sono questi per i glutei. Chi vi dice che ci sono miliardi di esercizi da fare mente, spudoratamente.
le schede pian piano diventano sempre più noiose, perché non è che ci sia una scelta infinita di esercizi. Perché a me piace tanto fare stacchi rumeni e squat. Poi mi hai rimesso pure lo stacco col bilanciere, che mi piace, il stacco sumo col bilanciere, stacco sumo, che mi piace tantissimo. Lì poi mi piace tanto guardarmi, perché lì il culo è veramente bello. Confermo, ragazzi, non il suo, però di solito non è bello. Simpaticone. Ragazzi, il lavoro di un coach deve essere professionale, eh? Quindi, quando si lavora, non si guarda in faccia a nessuno. E infatti, non la guardavo in faccia. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, per altri consigli su come rimorchiare. Ci vediamo alla prossima.